La voce del padrone era una casa discografica che poi è partita nel 1931, è stata chiusa nel 1967, fondata inizialmente britannica-americana, poi dopo diventò anche una società italiana. Ma La voce del padrone è anche un album del cantautore italiano Franco Battiato del 1981. C'è voce e voce, la voce del padrone o la voce... La voce del padrone era una casa discografica, se qualcuno si ricorda i vecchi dischi, 78 giri, La voce del padrone. Ma la voce, c'è voce e voce, la voce del padrone ma, o la voce di chi ci vuole bene, la voce di un papà, una mamma, la voce di un amico, la voce di chi invece ci ingiunge delle cose. Voce che ci parlano di cose tristi e volte voce ci dicono delle cose vere, altre false, e voce anche di chi ci porta le belle notizie. San Paolo nella seconda lettura ci dice state sempre lieti, e certo è una bella parola, anche oggi non è facile accettare questo, essere allegri, contenti, in questi giorni dove ci sono tante preoccupazioni, notizie cattive che si sentono e si vedono, dappertutto circolano queste notizie, nonostante che siamo vicino al Natale c'è sempre questa paura, quella preoccupazione, che la gioia non sia una gioia vera, ma a volte una gioia così finta, esterna. Per non parlare quando, come si fa a essere nella gioia quando non si sta bene, quando ti trovi impotente di fronte alla sofferenza di una persona cara, alla malattia, alla morte, o di fronte alle ingiustizie, alle cose sbagliate, come si fa a essere allegri? Come dice San Paolo, state sempre lieti. È vero che non bisogna essere né esagerare nei lati negativi, ma neanche in quelli positivi. Ma la gioia di cui parlano le letture di oggi è una gioia un po' diversa, non è la gioia a buon mercato, la gioia che si vende, la gioia di chi deve annunciare sempre belle notizie, ma anche magari se nel cuore dentro alla tristezza. E cominciando proprio dalla prima lettura di questo profeta, terzo profeta Isaia, che annuncia a chi ancora deportato a Babilonia, il Signore mi ha mandato ad annunciare un annuncio ai poveri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, ad aprire un nuovo anno di misericordia, di grazia. Quell'invito di gioia che è rivolto a coloro che sono prigionieri, deportati, lontani da casa, ma un invito che aiuta anche a uscire anche dalla fatica, dall'ingiustizia, dal dolore. E Gesù applicherà a sé questa voce e quando nella sinagoga di Nazaret, dopo aver letto questo brano, Isaia, il rotolo del profeta Isaia, dice oggi si è compiuta questa scrittura, questa è la sua predica cortissima. Ecco, l'invito di San Paolo a stare lieti è il motivo con cui, per cui Gesù è venuto. Gesù è veramente questo Messia che era atteso e che purtroppo non è stato accolto da tutti e che questo Messia che noi ci prepariamo ad accogliere e alla festa di Natale è proprio la venuta di questo Figlio di Dio che nasce e dà questo annuncio ai poveri, annuncio il Vangelo di salvezza, libertà ai prigionieri, agli afflitti la gioia. Ecco, Dio che diventa uomo e diventa un uomo proprio per portare questa gioia. E allora San Paolo ancora che ci dice siate lieti, pregate incessantemente, in ogni cosa rendete grazie. E per imparare la gioia è necessario allora imparare veramente a conoscere cos'è la vera gioia nella fede cristiana, a partire proprio dalla parola di Dio. E noi abbiamo ascoltato il Salmo che non era un Salmo, ma è un pezzo di quello che viene chiamato il Magnifica di San Luca, capitolo primo, di Maria, che esulta in Dio. E allora essere nella gioia vuol dire pensare che anche se abbiamo sofferenze, dolori, è Cristo che ci viene vicino
ci accompagna e siamo sicuri che Lui ci porterà alla vera gioia. E questo parte anche da ringraziare. Non è facile ringraziare per le cose difficili, dolorose. Poi magari col tempo uno capisce anche di più, però non è così facile. Mi ricordo sempre una signora molto anziana, quando ero prete giovane, che era molto anziana, malata, in una casa di riposo, cieca, che dipendeva totalmente da tutti, e quando gli chiedevi come stava, diceva bene, benissimo, ecco, ma non lo diceva tanto per dirlo, era così, era una che nonostante tutto sprigionava della gioia dai suoi occhi, anche se magari lui non ci vedeva, ma soprattutto dalla sua espressione del volto. Sono passati molti anni, ma me lo ricordo ancora bene. E poi c'è la gioia che nasce dall'incontro con Cristo, che è Lui colui che deve venire. E allora la testimonianza di Giovanni nel Vangelo. Come avete notato, noi abbiamo iniziato, quest'anno si legge il Vangelo di Marco, ma come ho già detto altre volte è corto, quindi si aggiunge anche dei pezzi del Vangelo di Giovanni. E c'è proprio questo pezzo di Giovanni che c'è l'inizio, subito venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni, e lui la testimonianza, che è una testimonianza che inizialmente è una testimonianza negativa, io non sono, non sono, non sono, ma poi dice voce di uno che grida nel deserto, ecco la voce, c'è voce e voce, questa voce che però non è solo una voce che è un fiato emesso e che poi si perde subito, ma voce che annuncia una parola. E il deserto non è, come intendiamo noi, qualcosa di vuoto, ma il deserto è il luogo di incontro tra Dio e il popolo di Israele, a cominciare proprio dall'Esodo. Il deserto è dove Gesù inizia la sua missione, e la voce di Giovanni è proprio quella di una voce di uno che prepara la venuta del Messia. E Giovanni è proprio così, lui è uno che prepara, è uno che però dice non sono degno di slegare neanche il laccio dei sandali, che era un gesto di apertura, ma che era verso lo sposo, però un'apertura che lui non si ritiene neanche degno. Lui è l'amico dello sposo, è colui che prepara, colui che porta avanti la strada. E allora ci chiede di dare anche noi una testimonianza come l'ha data lui. Lui è veramente il testimone nel senso completo, che noi lo chiamiamo martire, che ha dato la vita. Ma noi cristiani siamo chiamati ad essere testimoni del Vangelo, della vita cristiana, non solo in chiesa quando veniamo, ma anche nella vita quotidiana, soprattutto nella vita quotidiana. È lì dove noi manifestiamo veramente nelle prove della vita quotidiana, nella quotidianità, proprio la nostra fede. E non è facile fare tutto questo. In questi giorni si è parlato molto della morte così prematura di questo campione Paolo Rossi, e mi ha colpito una vecchia intervista a Famiglia Cristiana, dove lui dice: la felicità, la gioia è ascoltare i miei figli. Aveva scritto un libro insieme alla moglie Federica, Quanto dura un attimo, e racconta un po' tutta la sua vita. E al di là del grande calciatore, e che calciatore, campione, c'è un uomo che ha dato un esempio, che ha voluto pensare in modo particolare proprio alla famiglia. Ed è importante, che diceva lui, l'educazione ricevuta. A parte che da piccolo era anche entrato anche in seminario, aveva fatto il chierichetto e poi ha capito che quella non era la sua strada, e ha cominciato a giocare nella parrocchia, poi in altre squadre. Poi diceva: l'educazione ricevuta, come la fede e la mia famiglia, che ho sempre vissuto come un porto sicuro. Anche se aveva tanti amici, lui l'importanza era la sua famiglia, e le cose solide sono quelle che durano, perché questa è la felicità vera,
e successo, la fama sono cose bellissime che esplodono in modo fragoroso e si spengono altrettanto velocemente. La strada che ti porta alla felicità è un'altra ed è quella quotidiana. E questa mattina il sacerdote che ha celebrato l'Eucarestia della sepoltura dice: ora tocca a voi, rivolgendosi alla famiglia e a tutti quelli presenti, raccogliere il testimone. E grazie per aver fatto sognare tanta gente, ma anche per averci insegnato a vivere. Ecco, quindi noi tutti dobbiamo essere dei testimoni, magari non andremo certamente sui giornali, in televisione, ma nel nostro piccolo dobbiamo essere testimoni di gioia, cioè testimoni del Vangelo, che è una bella notizia.